Ma io quando ho letto quella lettera, devo dire, ho trovato molti punti di convergenza con quella che è l'agenda di governo. Quindi l'incontro di oggi e i temi discussi oggi con i sindacati sono esattamente in quella direzione. Sono punti che, insomma, era necessario comunque sollevare. Oggi tra le confederazioni sindacali si nota l'accettazione di un'ipotesi appunto di salario minimo, dove il riferimento viene fatto non a una soglia precisa ma alle contrattazioni, al trattamento economico complessivo previsto dalle contrattazioni più diffuse. Quindi, insomma, su questa piattaforma il ministro Orlando ha verificato oggi nell'incontro che c'è una convergenza delle tre confederazioni sindacali. C'è insieme l'esigenza effettivamente di far qualcosa per il lavoro povero. Insomma, i numeri dell'Istat e i numeri dell'INPS di questi giorni sono drammatici da questo punto di vista. E questo in un contesto che sicuramente è destinato a peggiorare questa situazione per l'inflazione che c'è. Quindi un intervento del governo era assolutamente importante, necessario. E se questo coincide anche con l'agenda che mi ha dato Conte, bene, sono anche molto contento io, e forse anche lui, ecco.